Volevamo che Sebastiano si desse da fare, che la cercasse. Lui invece parlava di alibi perfetto. Ma a cosa serve l'alibi perfetto al marito di una donna scomparsa? Siamo arrabbiati perché le telecamere della città non hanno mai inquadrato né lui né la sua bicicletta. Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta in un bosco il 5 gennaio 2022, esprime forti dubbi riguardo al coinvolgimento del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ex fotoreporter e affilatore di coltelli. Silvia insinua che Visintin potrebbe nascondere informazioni cruciali sulla scomparsa di Liliana. Fin dall'inizio, Visintin ha dichiarato di essere stato in giro in bicicletta al momento della sparizione della moglie e ha fornito dei filmati registrati da una GoPro installata sulla sua bicicletta come prova. Secondo Silvia, non ci sono prove concrete che supportino questa versione dei fatti. Lei sospetta che Visintin potrebbe aver alterato i timestamp del video per confondere le indagini. Al momento, queste sono solo supposizioni, non supportate da prove concrete. La causa della morte di Liliana non è ancora stata determinata con certezza. Potrebbe essere stato un suicidio, un omicidio o un incidente. I familiari di Liliana sostengono fermamente che non avrebbe mai pensato al suicidio e sembra che gli indizi raccolti finora vadano in questa direzione. Silvia Radin solleva legittimi interrogativi riguardo al comportamento di Visintin, ma al momento non ci sono prove tangibili che lo incriminino. Noi riteniamo che sappia qualcosa. La moglie era scomparsa da poco e lui dava già via le sue cose. E poi andava a fare la sauna e al bar con gli amici come se nulla fosse. Ma come si fa? Liliana era legatissima alla nipote e non l'avrebbe mai lasciata da sola. Da parte sua, Sebastiano non ha avuto una reazione da marito in questa tragica vicenda. Da quel fatidico gennaio di 2 anni fa, abbiamo continuamente riportato i comportamenti strani di Visintin, i suoi continui cambi di versione. E questo è un fatto indiscutibile. Non è mai stato formalmente indagato. E va detto, non è stato neanche considerato sospetto dagli inquirenti che lo scorso anno hanno richiesto l'archiviazione del caso come suicidio. La Radin insiste su questo punto. Sebastiano ha raccontato che la sera prima della scomparsa la moglie piangeva. E allora perché la mattina successiva si è chiuso nel suo laboratorio tenendo il telefono spento per 3 ore? E poi sarebbe andato a fare un giro in bicicletta senza chiamare la moglie. Secondo quanto riferito da Visintin stesso, la mattina drammatica del 14 dicembre 2021 fece una serie di commissioni a Trieste. Consegnò e ritirò alcuni coltelli da clienti sparsi per la città e poi si ritirò nel suo magazzino per lavorare, mantenendo stranamente il cellulare spento. Successivamente si mise in sella alla sua bicicletta per testare la videocamera e infine tornò a casa per pranzare con sua moglie Liliana, anche se questa non era presente al momento. Nonostante ciò, Visintin non sembrava preoccupato. Mangiò solo e uscì di nuovo. Quando tornò a casa nel tardo pomeriggio e Liliana non era ancora tornata, Visintin non si allarmò, nemmeno quando notò che la moglie aveva dimenticato i telefoni in casa. Anche a distanza di quasi 12 ore dalla scomparsa di Liliana, Visintin rimaneva calmo e sereno, almeno secondo quanto raccontato dai vicini. È stato solo su insistenza dei vicini che la sera stessa decise di recarsi alla questura per denunciare la scomparsa. Prima di uscire di casa, bloccò il numero di Claudio Sterpin dal telefono di Liliana. Sterpin, che successivamente è stato identificato come l'amante di Liliana, era preoccupato per il suo silenzio, non avendo notizie di lei dalla mattina. Visintin nega categoricamente l'esistenza di un amante per sua moglie e accusa Sterpin di inventare tutto. Rimane il fatto che Visintin abbia bloccato il numero di Sterpin proprio durante le drammatiche ore della scomparsa di Liliana, un comportamento ambiguo che lascia perplessi i familiari della pensionata. Silvia Radin ribadisce questi punti. Siamo stufi delle versioni diverse che continua a fornire Sebastiano. Lui sa qualcosa.
metta in ordine i pensieri e parli. Non credo che sia stato lui a ucciderla materialmente, ma qualcosa sa. La cugina di Lily nutre la speranza che gli inquirenti esaminino attentamente ogni stranezza emersa in questa tragica vicenda. Desidera ardentemente una spiegazione per i segni visibili sul volto della cugina, che sembrano suggerire un pestaggio. Silvia è così determinata da sostenere: «Se gli inquirenti non mi daranno delle risposte, farò come i parenti di Stefano Cucchi. Andrò in giro per l'Italia a mostrare le immagini del volto tumefatto di Liliana. Così la gente vedrà con i propri occhi cosa ha subito mia cugina e non potrà più credere che si sia tolta la vita». Nel frattempo, la procura di Trieste sta completando nuove indagini, tra cui una seconda autopsia sul corpo della povera Resinovic. Questo delicato incarico è stato affidato alla dottoressa Cristina Cattaneo, una rinomata esperta di medicina legale. È quanto dichiara il procuratore di Trieste, Antonio De Nicolo. «Si tratta di esami molto complicati per i quali serve tempo. Mi sarebbe piaciuto ricevere i risultati prima della scadenza del mio incarico in procura, ma forse li vedrò dopo». Il procuratore allude alla sua imminente pensione, ma la questione è delicata e richiede un impegno investigativo totale. È per questo che i tempi delle indagini si stanno prolungando. Ci sono molte questioni da approfondire, oltre a quelle già menzionate. Gli esperti stanno analizzando il contenuto degli hard disk di Visintin, che due giorni dopo la scomparsa della moglie ha consegnato a una coppia di amici. Questo gesto, a un'analisi più attenta, sembra sospetto e apparentemente inspiegabile. Visintin ha tentato di nasconderli per evitare il sequestro da parte delle autorità competenti? Lui nega, ma la coppia di amici li ha consegnati agli inquirenti solo alcuni mesi dopo. Il contenuto degli hard disk rimane ancora sconosciuto, ma si sa che contengono alcune foto a luci rosse, immagini che non sembrano coinvolgere i protagonisti di questa tragica vicenda. Questo è solo uno dei tanti enigmi che circondano il mistero di Trieste, un caso che continua a suscitare interesse e potrebbe riservare sorprese inattese.